Ah, sono tranquillo. Ho lavorato in questo mese e mezzo, penso più di quanto abbia fatto negli ultimi 10 anni della mia carriera, quindi di sicuro lavoro per arrivare al meglio. A me poco importa contro chi, a me è importante stare bene. Sto come peso, come forma, sto arrivando a una forma che è un peso anche che non ho mai avuto. Cioè, l'ultima volta che pesavo, ad esempio, come peso adesso, ero al Manchester City, quindi avevo 20 anni. Che Balotelli ritroviamo? Speriamo di essere come in Francia. Lì quasi un gol a partita, cioè avevi medie importanti. Raccontami un po' di quell'esperienza. No, è andato tutto bene. Sono stato in due città, secondo me, fantastiche. La vita era spettacolare, tranquilla. Potevo farmi una passeggiata, potevo andare a mangiare fuori. Quasi nessuno, diciamo, tra virgolette, rompeva le scatole. Ero tranquillo, ho trovato un ambiente bello, mi allenavo con felicità, giocavo con felicità e infatti in Francia i risultati sono venuti. Sono venuto al Brescia perché ovviamente il presidente lo conosco, i tifosi li conosco, è casa mia e è un onore per me giocare per il Brescia, ma la verità è che se non fosse il Brescia non sarei mai venuto in una squadra che prima di tutto deve pensare a salvarsi, sono sincero, non l'avrei mai fatto, ma siccome il Brescia ho grandi responsabilità e quindi mi sono sentito in dovere, ma è anche un piacere di mettermi in una forma fisica che non ho mai fatto. Siamo di fronte potenzialmente a uno dei migliori Mario Balotelli della tua storia, secondo te? Di sicuro ho bisogno di partite, perché mi sono allenato tanto, ma non ho giocato tanto, quindi ho bisogno di, diciamo, prendere la forma della gara per con continuità di partite, quella è la cosa fondamentale, quindi mi ci vuole di sicuro un po' di tempo per prendere il ritmo gara, però a livello fisico sto bene, quindi non so se sarà come il City o come l'Inter, tanto sono sempre state esperienze diverse. Però sicuramente ho tutta la voglia di voler fare un gran campionato. Ma l'idea di giocare contro Ronaldo in Italia ti esalta? No, non mi interessa proprio. È un grande campione, lui e Messi sono i due giocatori più forti del mondo. È sicuramente bello giocare contro di lui, ma addirittura da esaltarmi, no? Trovi anche un'altra Serie A, se vogliamo, rispetto a quando l'avevi lasciata. Nel senso, adesso c'è Ronaldo, ci sono dei grandi allenatori. È un passo positivo per il campionato italiano, sinceramente. Aveva avuto un minimo declino. Poi io non sono molto informato perché, sinceramente, nei 3 anni in Francia non ho tanto seguito il campionato italiano. Ma è importante che si riprenda anche a livello sportivo, ma non solo nel calcio, in tutti gli sport, ma io gioco a calcio, quindi soprattutto nel calcio avere giocatori di grande livello, allenatori di grande livello, aumenta solo il livello calcistico. Io non mi sono mai dato veramente un ruolo, ma di sicuro so che sono attaccante, quello lo so, però sono sempre stato un giocatore un po' particolare che varia molto durante una partita, ma il mister è un allenatore che cura molto la tattica. Quindi anche sotto quell'aspetto devo imparare a essere un po' più ordinato. Ecco. Poi è normale che tutti gli allenatori in avanti ti lasciano fare più o meno quello che uno è capace di fare, sennò ti tirano via le qualità, però devo cercare di essere un po' più ordinato. Quindi quello che chiede lui, di solito per adesso giochiamo con 2 attaccanti, quindi sono attaccante centrale. Sinceramente è il gruppo che mi ha impressionato. L'ho subito detto. Penso che sia la prima squadra dove mi alleno che veramente vanno a 200 all'ora. Tutti vanno a 200 all'ora e questa cosa mi ha abbastanza impressionato. Tonali com'è? Molto forte, molto giovane, quindi lasciatelo stare. Vorrei aprire una piccola parentesi legata non tanto al campo, ma alla scelta di Brescia per la tua vita. Che significa Brescia? Ho la mia famiglia vicino, ho i miei figli più vicino, ho i miei amici più vicino, mia mamma più vicino, quindi sicuramente è meglio Brescia che altre città o altri paesi. Com'è cambiata la vicinanza a casa tua con tua mamma? Cioè, quante volte la vai a trovare? Cosa ti dice? Ah, generalmente mangio pranzo e cena con lei. Cucina lei, quindi io non cucino molto bene. Quindi. Però è particolare ed è bello. Magari per i ragazzi della mia età è più normale andare a mangiare dai genitori, per me
è una cosa quasi nuova ormai, perché l'ultima volta che mangiavo regolarmente da mia mamma avevo 14-15 anni, quindi è una cosa bella sicuramente. Avere i genitori vicino è, penso che è sempre una delle cose più belle che ti possono succedere. Abbinare il lavoro con la famiglia, se riesci a farlo sei una persona fortunata. Cosa ti auguri? Di fare un gran campionato, di io e la squadra, di riuscire, oltre a salvare questa, a salvarci, ma anche a fare un gran campionato, cercare di fare molto di più che salvarci. Ecco.